Adesso sono davvero molto onorata di chiamare sul palco una persona che è stata, è e sarà sempre un nostro costante punto di riferimento. Una persona di cui nessuno e nessuna di noi può fare a meno. Nichi Vendola. Grazie compagni. Grazie. Grazie. Che questo tempo poi me lo conta la Presidenza. La vita che verrà. Questo orizzonte persino visionario delle nostre passioni, dei nostri desideri, non è una fuga dal presente, la vita che verrà, non è la poesia come il surrogato della politica. La vita che verrà è innanzitutto un disvelamento della miseria della vita che c'è, della vita che ha un prezzo ma non un valore, della vita che lotta a mani nude per rivendicare le proprie prerogative in un'epoca in cui la disumanità diviene nuovamente manifesto politico, discorso pubblico, diritto della forza che soppianta la forza del diritto. La vita asfissiata delle bambine afghane che vorrebbero andare a scuola, che vorrebbero studiare e imparare, ma che nel sottomondo talebano, dove è proibita la musica e la danza, sono solo appendici e funzioni del dominio maschile. La vita di Mahsa Amini e di tutte le iraniane sequestrate, torturate, uccise dalla polizia morale, la vita messa in gioco con un coraggio per noi inimmaginabile da quelle ragazze che ai proiettili e alla frusta degli ayatollah oppongono i propri corpi, i propri volti senza velo, la propria umanità appunto svelata, gridando uno slogan incompatibile con la teocrazia e il suo fondamento patriarcale: donna, vita, libertà. C'è una sorta di metaguerra che compone in un mosaico tutte le guerre. Le coagula in forma di destino, di banalità e tracimazione del male, in paradigma di una vita ovunque, ogni santo giorno, precaria, minacciata, fratturata, sepolta. C'è la guerra, quella propriamente detta, quella in cui ci sono gli eserciti e l'artiglieria pesante, che è tornata a dispiegare la propria potenza di fuoco persino nella nostra Europa, in questa nostra casa che un tempo chiamavamo con ammirazione vecchio continente, che ora, anche grazie alla volgare mediocrità della sua classe dirigente, possiamo definire solo come un continente vecchio, chiuso nelle sue mura e nelle sue rimozioni, preda delle sue febbri nazionaliste, delle sue fobie securitarie, spaventato dalla propria crescente marginalità, angosciato per il gelo del suo inverno demografico. Qui torna la guerra, la più antica delle guerre, il corpo a corpo tra soldati, il fango della trincea, i carri armati che avanzano, gli stupri e i saccheggi, ma anche i droni, le bombe intelligenti, le tecnologie raffinatissime della scienza della morte, e nei retrobottega, come nella notte dei tempi, la sevizia, la tortura, lo scempio dei corpi, la fenomenologia del mattatoio, come fosse la camera oscura dell'onnipotenza dei maschi guerrieri. Lo abbiamo visto, intravisto,
sentito, immaginato tra le macerie di Buca, di Mariupol, delle città ucraine aggredite dagli invasori. L'Occidente scopre che Putin, quello che ambirebbe a denazificare il regime di Kiev, è lui quello nazificato, anzi è il nuovo Hitler, come lo fu Saddam, come lo fu Gheddafi. Ognuno gioca a poker con il passato. Le armi sono invocate come l'argano utile a rettificare la storia e la geografia. E c'è sempre la sagoma di un Führer a fare da alibi all'avventurismo bellico che dalle guerre del Golfo in poi ha deregolamentato il pianeta, offrendoci lo spettacolo della catastrofe in cui siamo collocati. Mi chiedo se questo sia lo stesso Occidente che aveva invitato Putin e i suoi oligarchi nel salotto buono della democrazia, della globalizzazione, che aveva lodato la modernità delle privatizzazioni e del saccheggio di tutto il patrimonio pubblico nella Russia comunista, post-comunista, che aveva taciuto i crimini seriali della casta mafiosa insediatasi al Cremlino già ai tempi di Yeltsin, che aveva solo borbottato per le immani opere di sterminio e devastazione in Cecenia, che aveva finto di non vedere la persecuzione e il martirio di oppositori politici e dei giornalisti d'inchiesta. L'Occidente, che a ogni giro di boa si presenta come il regno del bene, nonostante i suoi scarsi rendiconti con se stesso, con la storia dello schiavismo e del colonialismo che furono i fondamentali giacimenti della propria accumulazione di ricchezza e di potenza, quel punto cardinale che copre di retorica le proprie mancanze e ipocrisie e complicità con il male, quel luogo della geopolitica che invece di trasformare lo schianto del patto di Varsavia e del blocco dell'Est nell'occasione per ricostruire sulla pace e sul disarmo un nuovo ordine mondiale, invece di essere guida e visione di una nuova convivenza globale, subito torna a riorganizzare il mappamondo sull'asse della guerra, del riarmo, della ricerca di nuovi imperi del male, e insieme al cadavere del socialismo reale cerca di seppellire il corpo smagrito ma vivo dello Stato sociale, rompendo quel compromesso tra capitalismo e movimento operaio che insieme ai diritti sociali aveva garantito la pace. L'Occidente, che sceglie quello che sceglie la guerra per esportare la democrazia e i diritti umani, ma che recluta tra i propri alleati i principi sauditi, il despota egiziano, l'autocrate turco, e che tace di anno in anno, di decennio in decennio, sui diritti negati di un popolo smembrato, sequestrato, privato di uno Stato. Il 7 ottobre è stato uno di quei giorni che cambiano il verso della storia e che noi non possiamo liquidare con parole di circostanza. Davvero un giorno nuovo e anche antico, evocativo del calendario dell'orrore, una specie di breve riassunto di cosa fu l'Europa dei pogrom, della caccia all'ebreo, dei rastrellamenti, delle deportazioni, dello strazio dei vivi e dei morti, dell'uccisione dei bambini. Noi che siamo cresciuti con il diario di Anna Frank e con le parole di Primo Levi, sappiamo che l'antisemitismo e le sue seduzioni pseudoculturali sono la fogna in cui affoga il riconoscimento della nostra stessa umanità. La mattanza al rave pacifista è stata una sequenza di immagini
che sono entrate nei nostri occhi e ci hanno spezzato il cuore. Vedo che Salvini esalta la democrazia israeliana. Chissà che effetto gli fa sapere che quella democrazia non mette fuori legge i rave e riconosce i diritti delle famiglie arcobaleno. I bambini, i neonati, fatti bersaglio di una furia che appare pre o post-umana, non so definirla, un buco nero che risucchia ogni possibile giustificazione. Io ringrazio molto Nicola Fratoianni per la nettezza delle parole che ha usato nell'immediatezza di quella strage. Ma i bambini di Gaza ci stanno a cuore come i bimbi di Israele. E quello che chiediamo è elementare. Viene dalla sapienza dei profeti e dalla coscienza della nostra civiltà. Fermare la strage degli innocenti. Fermare la vendetta collettiva che punisce un popolo già costretto a vivere nella punizione di territori segregati. Fermare la guerra. Il realismo dei guerrafondai sta ammorbando il linguaggio, la cultura. Ci recluta all'obbedienza e ai suoi comandamenti sacrileghi. E il pacifismo viene denigrato, diffamato, alla stregua di complicità con i signori del terrore o con i nemici della democrazia, mentre la democrazia di cui parlano si va dissanguando e militarizzando e restringendo nelle angustie di nuovi populismi autoritari e reazionari. Noi disertori di questa leva infame non possiamo mai chiedere conto di come è andata a finire in tutte le puntate precedenti della guerra infinita. In Iraq, in Libia, in Siria, ovunque, perché la guerra si nutre di oblio e di silenzio, di retorica e di menzogne. Ed è la guerra che fa regredire il mondo, che cambia i pensieri e i cuori, che avvelena i rapporti, che surriscalda la temperatura delle parole, che scava le trincee del radicalismo dei nuovi fascismi. La guerra delle armi, che è indissolubilmente connessa al dominio dei combustibili fossili. La guerra contro la biodiversità, nel nome della mercificazione del mondo e di un capitalismo cannibalesco. La guerra del capitale contro il lavoro, ridotto a merce, contro l'ambiente, contro la vita. La guerra della bolla immobiliare, della rendita fondiaria, della speculazione edilizia contro il diritto alla casa. La guerra contro i migranti, contro i poveri, in un ritorno al medioevo della criminalizzazione dell'indigenza e del vagabondaggio. La guerra ai giovani visti come corpi devianti da contenere e umiliare. La guerra del genere maschile contro le donne, la guerra come principio di organizzazione del genere umano, per fratturarne l'unità e stigmatizzarne le diversità, per ordinare gerarchicamente le differenze di genere secondo il principio della supremazia dei maschi, la cui attitudine proprietaria e predatoria viene sublimata nei comandamenti del Dio, patria e famiglia, dei valori tradizionali. Ho finito, compagni. Io penso la necessità di organizzare attorno al paradigma della guerra una riflessione sistematica che riguarda anche il modo di vivere nella politica, come ci disarmiamo, a cominciare dalla messa in discussione del nostro genere, del genere maschile e della sua predominanza nella strutturazione del discorso pubblico.
E voi sapete che per me da tanti anni è importante evocare il silenzio dei maschi come una delle forme di complicità con la violenza nei confronti delle donne. E talvolta mi ha colpito anche il silenzio delle donne. Penso, no, fatemi dire, penso a quel giorno in cui ho letto la dichiarazione di Giorgia Meloni sul suo compagno. E sono quelle vicende in cui non hai voglia di dire nulla, proprio perché ci sono di mezzo i figli, no? I loro come i nostri, però, intendiamoci, i figli di tutti. E mi ha colpito di quella dichiarazione, non tanto la esibizione, diciamo, di un orgoglio ferito, ma una reticenza, perché quello che personalmente avevo vissuto come un'incredibile umiliazione delle donne, e cioè la performance maschilista, diciamo, sessista del suo compagno, non ha visto da parte di Giorgia Meloni nessuna parola di solidarietà nei confronti delle donne vittime. E questo è insopportabile. Io voglio dire grazie a voi per quello che mi avete dato in questi giorni, grazie a Nicole e al gruppo dirigente di Sinistra Italiana che con tanta pazienza, anche quella di ascoltarmi quasi quotidianamente, ha saputo costruire un percorso che ci ha portati qui, in un punto importante della nostra storia. Io ci tenevo a prendere la parola perché, oltre a dire le cose che ho detto, vorrei rivolgermi a tanti compagni e compagne che sono fuori di qui e che sono anche fuori del partito, e che sono anche fuori dall'idea di tornare a fare politica, e che a volte sono anche fuori dall'idea di tornare a votare. Non possiamo abbandonarci alla depressione, al rimpianto, alla nostalgia, certo. Sono molti i motivi per i quali siamo depressi e nostalgici, ma la depressione e la nostalgia sono una brutta bestia quando i tempi sono così oscuri come quelli che viviamo. Questo è tempo di tornare a casa per rimetterci in cammino. Per rimetterci in cammino. Questo dobbiamo fare con la cura di accogliere le tante differenze. Io sono stato felice perché ho vissuto la politica come una grande felicità, perché era la scoperta del mondo, cito il titolo di un libro bellissimo di Luciana Castellina, questa è stata la politica per la mia generazione e per me. Ma sono stato felice perché da comunista, da credente, da omosessuale, ho potuto vivere tutte le mie diversità dentro una comunità che mi ha sempre accolto, mi ha sempre ben voluto, e le mie differenze non ho dovuto nasconderle in un armadio. E ho avuto sempre l'impressione che potessero essere una ricchezza. E allora grazie di quello che mi avete dato, compagni e compagni.